L'ottavo anniversario delle sanzioni, decretate da 52 stati contro l'Italia, colpevole soltanto di aver voluto conciliare una missione di civiltà in terra africana, con l'imperativo categorico di offrire un più vasto campo di libero lavoro a tanti suoi figli, è stato ricordato dal fascio repubblicano dell'Urbe nella sua terza assemblea. Il Teatro Adriano, il più vasto di Roma, era gremito di folla. Lunghe ed entusiastiche acclamazioni hanno sottolineato le parole del commissario federale e dell'ispettore del partito. Alle rappresentanze germaniche e giapponesi, presenti nel grande teatro romano, la folla ha fatto vive accoglienze. Affermava solennemente la fede incrollabile nei destini dell'Italia e la ferrea decisione di combattimento e di fraternità con gli alleati fino alla comune vittoria.